Più è dormita. Ma dove sono? Ma perché sono nel neocalendario? Non dovrei essere nel villaggio Norreno. Che fine ha fatto la capovillaggio? E ero in prigione e c'era il viaggiatore eterno. Non riesco a capire. Ma voglio andare a vedere di fuori. Ma questo è proprio il neocalendario. E perché lì è tutto sbarrato? Guardate quanto si è evoluto. Le piante si stanno evolvendo, si stanno appiccicando a tutto. No, non riesco veramente a capire. Ma lì c'era il portale e adesso non c'è più. Non ha senso questa cosa. Non ha veramente senso. Non so, raga, cosa dovrei fare. Ma questo vuol dire che è stato tutto un sogno. Che il villaggio Norreno, tutto quello che abbiamo visto, la prigione, il viaggiatore eterno che mi diceva di essere, di non essere mai morto. Vuol dire che era stato tutto un sogno. Da una parte è anche meglio, perché almeno il viaggiatore eterno non c'è mai stato. Però mi pare un po' strano che era tutto un sogno. Era tutto così reale. E guardare tutte le nostre costruzioni. Guardate le piante fino a dove sono arrivate. Fino a là sopra. Hanno anche preso la torre dell'orologio. Il palazzo di Pasqua ormai è tutto contaminato. E anche il castello. Vabbè, raga, il castello di fuoco da mo che è contaminato. Non so veramente cosa dire. Siamo tornati. Siamo tornati al nuovo calendario. E penso che sia il momento di ridare il buongiorno al nostro vecchio amico. Sto parlando appunto del nuovo calendario. Andiamo alla 26esima casella, quindi al 26esimo giorno. Non riesco a capire perché è tutto sbarrato. Comunque, 0, 1, 96, 49, 43, 54, 90. Quindi, questa qua, raga, è una mappa dropper. Mi raccomando, raga, se ci riuscite, se ci provate a fare questa mappa, taggatemi su Instagram. Un altro modo per essere ripostati sul mio Instagram è quello di inserire il codice RKG31TIM nelle cose oggetti e di fare una storia mentre showpassate qualcosa con il mio codice. Detto questo, signori, detto questo, non so, signori, cosa vi dovrei dire. Vi ho detto tutto per oggi, le notizie erano finite. Si è solo espanso un po' il coso, ma era, ve lo giuro, tutto così reale. Non so, vogliamo un attimino andare a vedere come si evolve la situazione lì. Cosa sta veramente. Cioè, guardate le piante. Oh mio Dio. Anche lì sopra, signori, il castello da dove era uscito fusione, che poi è diventato rovina con tutta la lava che c'è stato, signori. Ho molta paura che questa mappa faccia una brutta fine come il calendario dell'avvento e che rovina la possa distruggere. Ma non voglio che questo accada, perché questa mappa, signori, è veramente, veramente, veramente bella. A parer mio, molto più bella del calendario dell'avvento originale. Speriamo, raga, di riuscire a controllare. Siamo quasi alla fine, mancano solamente 4 episodi. Sento che succederà veramente qualcosa di non molto desiderato. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo domani alle 18 con il nuovo calendario. Ciao!